Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Modern Craft. Nella scorsa puntata abbiamo proseguito con la mod Botania, aggiungendo questo marchingegno che serve per sfruttare la lava e trasformarla in mana. Abbiamo visto che la nostra vaschettina con la mana si sta riempiendo veramente tantissimo e questi fiori che appunto sfruttano la lava sono molto efficienti. Ma ora ragazzi, voltiamo pagina e iniziamo l'episodio di oggi. Prima di tutto oggi volevo andare a controllare lo stato del mio query. Sapete che questo l'ho costruito nei primi episodi di questa serie, ma ho continuato a farlo funzionare. Ogni tanto venivo qua, sistemavo le cose e lo facevo ripartire. E guardate ragazzi che cosa ho scavato in tutto questo tempo. Davvero una cosa impressionante e sta ancora funzionando da quello che sto notando. Ragazzi, è una cosa davvero assurda quella che ho creato, però ho notato che è possibile fare dei query altrettanto, diciamo, potenti ma meno distruttivi. Questo veramente distrugge completamente il mondo, anche se siamo in una dimensione dedicata. E quindi oggi volevo sperimentare un altro query, in particolare il Quantum Query della Extra Utilities 2. Quindi direi di andare a casa e iniziare a craftarci qualcosa, perché voglio vedere se quel query lì è più efficiente di quello che ho da parecchio tempo. Il Quantum Query è meno distruttivo di quello che abbiamo visto perché, se andiamo a leggere qua, in pratica va a minare tutti quanti i materiali da un'ipotetica dimensione che in realtà non esiste e non possiamo mai raggiungere, e quindi questa è una cosa molto interessante. Oltre a questo blocco dovremo anche craftarci 4 Quantum Query Actuator. Per fare questi blocchi abbiamo bisogno della End Stone e quindi dovremo tornare nell'End, poi questa Stone Burnt che si fa con la Polished Stone all'interno del Resonator e anche una End Road. Quindi dovremo fare un po' di esplorazione della dimensione dell'End. Perfetto, allora direi di prendere della Polished Stone, dovrei averne già un po', sì, 30 blocchi. Non so se mi bastano, quindi direi di farne dell'altra. Andiamo a prendere della stone normale. Facciamo poi degli stone brick, questi qua, e li andiamo a lavorare nuovamente all'interno della nostra crafting table per ottenere la polished stone. Ok, 50 penso che bastino. Ora li possiamo mettere all'interno del resonator. Ok, e questi vanno a lavorarsi. Nel frattempo vediamo di raggiungere la dimensione dell'end. E a questo punto per farlo devo tornare dove avevo trovato la fortezza. Ecco qua, questo è il nostro buco che avevamo scavato per raggiungere la fortezza dell'end. Quindi possiamo scendere e andare dove c'era il portale. Eccomi qua ragazzi, sono arrivato alla zona del portale, ho svuotato un attimino l'inventario dalle cose inutili che ho bruciato all'interno della lava e ora possiamo teletrasportarci. Non ci saranno più pericoli perché l'Ender Dragon lo abbiamo già sconfitto, quindi non ci resta che trovare, vabbè, la Endstone è banale perché la vediamo qua e non c'è problema insomma, ma per trovare le road dobbiamo trovare il portale, quello piccolino che ci teletrasporta dove ci sono le End City. Quindi dove sarà questo portale e soprattutto sarà spawnato quando ho ucciso l'Ender Dragon? Direi di sì, eccolo qua. Oh, fantastico. Ovviamente ne prenderò dell'altra di Endstone. Andiamo qua, prendiamo l'Ender Pearl, ok, andiamo a lanciarne una e ci teletrasportiamo e vediamo se troviamo una End City qua vicino. Tra l'altro, già che sono qua, voglio prendere un po' di Chorus Fruit, perché potrebbero servire per altri crafting. Visto che siamo arrivati qua molto facilmente, se penso alle cose che ho fatto nella vanilla per poter raggiungere questi luoghi, nelle serie moddate, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Comunque, ragazzi, faccio un giretto qua nei dintorni nella speranza appunto di trovare una End City e quindi recuperare il necessario. Ed ecco qua la nostra End City. Vi faccio vedere che ho dovuto girare un bel po' prima di trovarne una. Ecco, noi ci troviamo in questo punto e sono partito più o meno da quest'altro punto. Comunque abbiamo trovato anche quella con la nave, quindi top! Possiamo andare a prendere anche
la bellissima testa di Ender Dragon. Dai, dammi anche questa, così siamo tutti contenti. E andiamo anche a vedere cosa c'è all'interno delle casse. Anche qua, ragazzi, se penso a tutto e tutta la fatica che ho fatto nella vanilla per trovare queste cose, beh, è tutto un altro viaggiare qua, è tutto un altro viaggiare. Le shulker, sì, interessanti le shulker, possiamo prendere anche quelle. E come? Dai? Dai? Che devo ucciderti, va bene, devo usare questo, perfetto, perfetto. Non so se ci ha droppato le cose. Allora, abbiamo Diamond Chest Plate. Io direi di prendere queste, che potrebbero essere utili. Questa roba qua, ragazzi, sì, si può prendere, però abbiamo ovviamente delle armature migliori. Io prendo tutto, non si sa mai, però non abbiamo... questi sì, però. Sicuramente bisogno di tutta questa roba. Direi di andare a prendere, ovviamente, le nostre Endrod. Queste qua, perfetto. Oddio, si rompe tutto. Le abbiamo prese poi, perché... Ah sì, qua ci sono le shulker. Però volando credo che noi non abbiamo nessun problema. Credo, eh. Vediamo di affrontarle con questo. Ok, perfetto. Due colpi, le abbiamo fatte fuori. Non so se ci danno... le varie shell, queste qua. Al momento no. Faccio un giro qua e vedo che cosa riusciamo a trovare. Altre due casse qua. Cos'è? Ambrosia? Interessante. Va bene, prendiamo tutto, prendiamo tutto. Ci sono un sacco di shulker qua sotto, ho notato, eh. Ce ne sono veramente un sacco. Ne ho dovute uccidere un bel po'. Guardate qua. Non mi hanno droppato però le cose per fare le shulker box. Però, ragazzi, non sono oggetti, diciamo, indispensabili in una serie moddata. Ok, credo di averle fatte fuori tutte. No, c'è ancora questa. Ok. Dai, shulker, perfetto, perfetto. Altra cesta, vediamo un po', qui c'è poco o niente. Questa qua non ci serve, questa ovviamente no. E proviamo a salire. Ok, direi di non insistere ulteriormente. Vado a prendere altri Chorus e poi possiamo fare il ritorno a casa, perché direi che abbiamo terminato. E cos'è? Cos'è questo attacco così violento? Tanto non mi fai nulla, non mi fai più nulla. Per tornare a casa, ovviamente, utilizziamo il nostro fantastico oggettino che dovrebbe teletrasportarci direttamente nella nostra casa, quindi velocissimo. Vediamo un po' se funziona. Lag micidiale, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ha impiegato un po' di tempo, ma siamo tornati sani e salvi a casa. Allora, il nostro resonator ha finito, ecco qua la pietra che ci serve. Andiamo adesso a vedere il Quantum Query, come craftarlo. Direi che abbiamo tutto il necessario. Sì, yes, fatto questo. Poi andiamo a fare anche questi. Dobbiamo preparare 4 diamond pickaxe. Per fortuna ho trovato anche i diamanti all'interno della End City. E andiamo a fare il Quantum Query Actuator. E ne facciamo 1, 2, 3 e 4. Yes! Poi ci servirà un flux point, perché dobbiamo andarlo ad alimentare. Quindi flux point non lo trovo mai, non lo trovo mai. Forse ne avevo uno, no, non ce l'ho. Eccolo qua, perfetto, facciamone uno. Ovviamente manca il blocco di redstone, e te pareva. E facciamo il nostro flux point. Allora, la small storage crate l'abbiamo fatta. Io direi di andare a fare la medium, che è meglio. Dobbiamo però fare questi void crystal block. Come si fanno? Con i blocchi di coal nel nostro atomic reconstructor. Direi che i blocchi di coal non ci mancano. Quindi andiamo a buttare qua tutto quanto. Voilà. E facciamoci questi blocchetti. Così li andiamo a buttare qua dentro e facciamo questo crafting. Ok, medium storage crate direi che può bastare. Allora, innanzitutto mi sono accorto che di questi quantum query ne servivano 6 e non 4, perché i lati di un cubo sono 6 in tutto. E direi di andarlo a installare, direi qua che può andare benissimo. Allora, andiamo a prendere della terra, perché devo prima posizionare un blocco di questo tipo qua, altrimenti non riesco a mettere gli altri. E lo possiamo posizionare, ma sì, direi qua al centro, ma sì, va benissimo. Mettiamo quindi il nostro quantum query qua. Ok,
poi andiamo a fare un buco qua, perché altrimenti non riusciamo a installare questo blocco qua sotto. Vedete che va a utilizzare la grid power che abbiamo lì, quindi perfetto. E andiamo a mettere intorno tutti gli altri blocchi di questo tipo qua, e un altro lo mettiamo qua sopra. Perfetto. Questo è il nostro query, che dovrebbe già essere funzionante una volta che abbiamo installato questa medium storage crate, che possiamo mettere direi qua in alto, ci sta perfettamente, e ovviamente lo andiamo ad alimentare, quindi facciamo così. Prima però di alimentarlo e farlo funzionare, dobbiamo crearci un filtro. Perché questo filtro? Perché altrimenti entreranno all'interno di questo query un sacco di materiali che non ci interessano, per esempio la cobblestone. Pensavo di utilizzare il filtro della Ender.io, però ho visto che qua è possibile fare un filtro dedicato. Andiamo quindi a vedere nelle extra utilities come si fa questo filtro. Allora, extra, l'ho visto qua, l'ho intravisto, eccolo qua, dovrebbe essere questo. Perfetto, molto semplice da craftare. Andiamo subito a prepararlo e poi proviamo il nostro query. Allora, andiamo a fare quindi questo filtro, ovviamente non quello dei fluidi, questo qua, easy da craftare. E andiamo a installarlo. Vediamo un po' come funziona. Se non mi sbaglio, qua si può cliccare con il tasto destro, si apre questa interfaccia e qua possiamo mettere all'interno tutti quei materiali che non vogliamo praticamente che entrino all'interno della nostra cassa. Allora, sicuramente la dirt è un materiale, quindi lo mettiamo subito. Qua dobbiamo mettere blacklist, perché vogliamo blacklistare tutti questi materiali, e ora possiamo andare a installarlo. Man mano che arriveranno le cose che non mi interessano, andremo ad aggiornare il filtro. Ah, giusto, già che sono qua, mi crafto anche una fantastica leva, così possiamo andare a facilmente fermare il nostro query. Quindi andiamo a prendere la cobblestone. Ok, dov'è la cobblestone? Ehi, ok, cobblestone, questa ce la possiamo craftare direttamente. Okay. E la mettiamo direi qua, perfetto. Qua abbiamo che è always on, in realtà mettiamo redstone on, così siamo noi a comandare l'accensione. E qua possiamo andare a collegare la nostra rete. Ragazzi, in teoria il nostro query sta già funzionando. Ora fermiamo subito, vediamo un po'. Ok, abbiamo la cobblestone da filtrare, la limestone da filtrare, il marble da filtrare. Queste purtroppo oramai sono entrate e non possiamo farci niente, e anche la gravel. Quindi andiamo a fare così, rimettiamo questo filtro a posto e aggiungiamo la questa, questo, questo e questo. Quante cose inutili che dobbiamo evitare. E ora facciamo ripartire, vediamo un po'. Ok, vedete che non sta più entrando roba inutile. Ok, c'è l'andesite. L'andesite la togliamo, benissimo, fermi tutti. È un lavoro di, diciamo, di filtraggio abbastanza lento, però una volta che avremo tutto quanto sistemato non avremo altri problemi. L'andesite perché non me la prende? Ah, ok, l'ha presa, non so perché non me la prendeva. Ok, rifacciamo partire, vediamo cosa entra ancora che non ci serve. La diorite, ma certamente. Ok, direi che adesso bene o male abbiamo solo materiali necessari, già 3 diamanti, fantastico. Ci sono anche questi saplings, però potrebbero venire utili, non si sa mai. Mi sembra che ora cose proprio inutili non ne vedo. E il filtro sta funzionando. Ora voglio però controllare una cosa importante. Quanta energia mi porta via? Andiamo un po' a vedere. Urca! Ragazzi, stiamo consumando 10.000 RF per tick. E vedete che è rosso. Pertanto, diciamo che consumiamo più energia di quanta ne produciamo. Quindi andiamo a spegnere un attimo. Qua dovrebbe ricaricarsi. Vediamo un po' quanta energia andiamo a immagazzinare. 9200. Ragazzi, è ufficiale. Il nostro bellissimo reattore non è sufficiente al momento per poter mantenere continuamente funzionante il nostro query, che devo dire è veramente OP.
Forse troppo, ragazzi, perché qua veramente rompete il gioco, come si dice, perché prendete qualunque cosa a una velocità spaventosa. E tra l'altro questo query ha il vantaggio appunto di non rompere nulla nel mondo, perché va a prendere i materiali in una sorta di dimensione virtuale e quindi non reale, dove non possiamo nemmeno andare. Tra l'altro vi faccio vedere che qua adesso sta lavorando nella Jungle Edge M, e cioè questo bioma. Praticamente noi credo che possiamo controllare anche quali biomi andare a minare. Proviamo a vedere quella cosa lì che si può craftare. Io voglio sperimentare un pochino. E tra l'altro, visto che si possono mettere anche i libri incantati, penso che si riferisca a Fortune. Adesso vediamo. Allora, proviamo a vedere nelle extra utilities che cos'è questo Biome Maker. Ah, ok. Quindi possiamo creare uno di questi per ogni bioma. Nell'Extreme East non le ho scelte a caso, perché nell'Extreme East, come ben sapete, ci sono gli smeraldi, quindi potremmo recuperarne un po'. Non è difficile da fare, perché questi sono coloranti praticamente. Sì, ragazzi, io provo a farlo, ovviamente off camera, visto che ci sono delle cose che devo preparare velocemente, e poi proviamo. Ok, molto semplice, andiamo a fare quindi questo biome delle Extreme Hills, voilà. E adesso andiamo a provare ad installarle, vediamo se si riesce a modificare. Allora, vediamo di provare, perché ho già fatto un tentativo. Ok, funziona, ragazzi, guardate, Extreme Hills. Ok, adesso se andiamo ad accendere, questo ci sta minando nelle Extreme Hills, quindi a un certo punto riusciremo anche a recuperare degli smeraldi. Ragazzi, voglio provare anche la questione dell'enchanting. Allora, andiamo a vedere come si fa Fortune. Direi che è questo, perfetto. Smeraldi e lapislazzuli. Allora, prendiamo un book di questi, perfetto. Prendiamo degli smeraldi. Emerald, ok, ne abbiamo anche un bel po' visto che abbiamo i blocchi. E del lapislazzuli, perfetto. Ah, che bello, ragazzi, che bello. Io ne prendo un po', anzi devo prendere un altro smeraldo, perché voglio fare Fortune 3, quindi direi che così possono bastare. E andiamo a mettere tutto qua dentro. Quindi qua mettiamo il libro, qua mettiamo questo e qua mettiamo questo. E riusciamo, se prendiamo 27 livelli, quindi trasferiamoci un po' di livelli, ok, 31, e voilà, fortuna 3. A questo punto credo che possiamo installare il nostro libro nel query. Ragazzi, è esagerata questa cosa, perché fortune 3 vuol dire che recupereremo molti più materiali. Ok, ok. Ragazzi, quando andremo a recuperare i diamanti, secondo me ne avremo molti, molti di più di quelli che normalmente riusciremmo a prendere se non avessimo fortuna 3. Se vi state chiedendo il motivo per cui ho usato una crate e non l'ender chest per mettere tutti quanti i materiali all'interno della grid, è perché volevo prima misurare le prestazioni di questo query, quindi capendo esattamente quanti materiali riuscivo a recuperare, e anche per poter settare correttamente il filtro, altrimenti non avrei mai capito che cosa usciva di non utile da questo query. Sicuramente andrò poi a collegarlo con la mia grid, semplicemente sostituendo la crate appunto con un ender chest. L'episodio di oggi si conclude qua. Abbiamo fatto sì una piccola cosa, però abbiamo esplorato un pochino l'End City e abbiamo anche sfruttato al 100%, anzi più del 100%, il nostro reattore, che quindi dovrò andare ad aggiornare off camera nei prossimi episodi. Non vi assicuro che la prossima settimana riuscirò a portarvi l'episodio della Modernkraft, perché ho diversi impegni, farò del mio meglio. So che questa serie vi piace tanto, almeno quelli che la seguono, perché non è una serie seguitissima, ma so che quelle persone che la guardano sono davvero affezionate, quindi voglio portarvela proprio per questo motivo. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!